Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightbar. Oggi parliamo di dime, come avete visto dalla miniatura del video. Perché parliamo di dime? Perché ho avuto una richiesta da parte di Andrea, che è un amico del canale YouTube e del gruppo Facebook, dove mi ha mandato una foto e deve incidere un oggetto di metallo di piccole dimensioni e dice come si fa a fare una dima, perché questo oggetto, come vediamo nella foto che vedete adesso sulla destra dello schermo, è un cuore, quindi non è una forma, diciamo, precisa, una forma geometrica facilmente riproducibile. Per cui andiamo a vedere come possiamo fare una dima con i mezzi che possiamo avere. Ma la vediamo dopo la sigla. In questo video vi farò vedere tre modalità di tracciare un percorso per poter poi effettuare una dima. La dima sono quegli strumenti che noi ci facciamo andando a fare un pannello dove andiamo a incidere, anzi a tagliare ancora meglio, la forma che dobbiamo posizionare e per centrarla, in modo da fare poi una lavorazione uniforme e magari anche su più pezzi. Quindi si può fare su un per un pezzo, oppure si possono fare anche per lavorazioni in serie. Andiamo a vedere la prima soluzione, che diciamo quella un pochino più complessa dal punto di vista dell'attrezzatura necessaria, ma anche la più semplice da effettuare. Come possiamo vedere sul piano di lavoro di Lightburn, ho posizionato una forma a cuoricino simile a quella del nostro amico Andrea. Allora, ho fatto anche il cerchiettino per per l'anellino, e vabbè, questo è fatto con un multistrato. Non avevo un oggetto di metallo con forma irregolare e quindi ho fatto un taglio su un multistrato a forma di cuore. Allora, questo l'ho posizionato sul piano di lavoro, lo vedete perché ho la telecamera attiva e vedete qui che ho la mia telecamera attiva. Con la telecamera posso andare a tracciare direttamente gli oggetti che ci sono sul piano di lavoro tramite una funzione, appunto, che è il traccia, che è questa. Allora, come se fosse un'immagine normale. E quindi io vado a cercare il punto migliore per andare a tracciare. Ecco, c'è un po' di sporcizia, ma qui mi sembra che sia abbastanza buona. Do ok, e come vedete, sì, ho un po' di sporcizia qua, ma mi ha preso bene la forma del cuore. A questo punto, cosa faccio? Vado a, rimpiccioliamo un attimino, vado a pulire tutto questo. Questi puntini che mi ha messo con cancella e, oh no, devo, scusate, prima separare CTRL Z, solito problema del separare quando si traccia, e ogni tanto mi scordo anch'io. Ecco, quindi tagliamo questo, e a questo punto qua io ho sul piano di lavoro il mio cuoricino fatto in questo modo. Quindi lo vado a selezionare e vedete che posso tranquillamente spostarmelo così. Ora vi voglio far vedere anche un'altra cosa. Allora, prima di procedere con gli altri due metodi, vado a importare sul piano di lavoro il file che avevo fatto per creare appunto questo cuoricino. Quindi vado su Importa, vado su Cuoricino Video. Praticamente questo è l'originale, l'ho messo qua, questo è quello della webcam e questo, vabbè, è il pezzo tagliato. Andiamo a vedere il primo metodo alternativo alla webcam. Praticamente cosa ho fatto? Ho utilizzato lo scanner di una fotocopiatrice, diciamo di quelle che hanno scanner, fax, eccetera, multifunzione. Ho messo il cuoricino che ho tagliato, oppure chi ce l'ha metallico mette quello sul vetro dello scanner. Ci ho messo il cartoncino nero per dargli il contrasto e ho fatto la scansione e me la sono importata sul computer. Andiamola a vedere su un'altra sessione di Lightburn, che ho già aperto qua e che è senza titolo. Quindi faccio File Importa e vado a importare quella scansionata, che è la scansione nera, che è questa. Ok, allora anche qua andrò a fare come prima, ovvero sia vado a tracciare questa immagine. Questa immagine la tracciamo normalmente con traccia immagine,
vado a cercarmi il miglior punto per andare a trovare il mio contorno del cuoricino, lo cerco di farlo abbastanza bene, in questo modo, mi sembra che ci siamo, ok, ecco vedete, traccio l'immagine e dopo la vado a separare in modo da, vedete che questo lo posso prendere e lo posso, Marco, il suo anellino non mi serve, l'anellino interno, quindi posso anche fare così. Faccio un bel copia e poi vado sull'altra sessione di Lightburn e lo vado ad incollare qua, incolla. Ed avrò questa situazione dove lo vado a ruotare e, come vedete, è quasi identica a questo e quasi identica a questo. Vabbè, l'inclinazione è dovuta al fatto che questi poi li ho aggiustati manualmente. Come tracciamento è abbastanza buono, c'è solo questo scalino, eccetera, eccetera, e questa è la seconda soluzione, quindi con la scansione. Andiamo a vedere l'ultima. Per l'ultima ho utilizzato una foto. Vado a riaprire l'altra sessione che mi è servita per questo, quindi faccio seleziono tutto, cancello tutto e vado ad importare la foto che ho fatto con il cellulare. Quindi importa, la foto è questa, ok. E come vedete è già molto più grande. L'importante, se fate il metodo della fotografia, che va bene anche quello, dovete di cercare di tenere il più possibile il telefono parallelo, l'obiettivo dello smartphone parallelo al pezzo che dovete andare a fotografare, perché se inclinate l'uno o l'altro e le dimensioni si sballano un po', devono essere belli paralleli. Anche qua procederò a tracciare l'immagine. Ecco, vedete, qui comincia a essere un pochino più complessa la cosa, però non tanto complessa. Cerchiamo di trovare una bella soluzione, come in questo caso. Andiamo ok, vediamo se ci siamo. Faccio un separa, poi vado a prendere questo, guardiamo se riesco a separarlo bene e a selezionarlo. Non me lo prende. Ecco, fatto, devo uscire dalla selezione perché li ho separati. Ok, adesso me lo vado a portare fuori, però proprio per tenerlo il più pulito possibile faccio un copia. Vado sull'altra sessione di lavoro di Lightburn, che è questa. Vado qua e faccio un bel incolla. Vedete le dimensioni che sono molto 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 più grandi, quindi andrò a raddrizzare questo. Andiamo a vedere, vedete, questo ha una dimensione che è di 177,05 contro questo, che è l'originale, che è 33,037. Quindi se io vado a fare 33,037, facciamo 33,10, vedete, me lo fa piccolino, è un po' storto e quindi può darsi che non sia proprio perfettamente uguale. Però vedete che ci siamo? È solo leggermente storto, se lo vado a raddrizzare in un modo o nell'altro, vedete, cambia di poco, ma per una dima non dobbiamo essere così proprio precisi. È venuto abbastanza bene, anche i nodi sono abbastanza bene, se vogliamo proprio fare una cosa fatta come si deve per togliere queste imperfezioni, andiamo in tracciatura di nodi e con il tasto di andiamo a cancellare questi punti marron che sono solo cambi di direzione, e quindi se faccio così, vedete, riesco a renderlo tutto lineare. Con un po' di pazienza, come diceva la mia nonna, si riesce a fare tutto. Ok, quindi abbiamo anche il cuore tracciato con il nostro metodo della fotografia. Anche qui c'è una piccola imperfezione e va bene. Quindi diciamo che siamo a posto con tutte e quattro. Andiamo a vedere però cosa farci con queste cose che noi abbiamo faticosamente tracciato. Allora, una volta che siamo riusciti a costruirci il nostro tracciato dell'oggetto che vogliamo andare a lavorare, ci andiamo a costruire la nostra dima. Allora,
cosa consiste? Dobbiamo andare a mettere sul piano di lavoro il tracciato dell'oggetto che poi dovremo lavorare, in questo caso il nostro cuoricino. Poi cosa facciamo? Andiamo a tracciarci un bel rettangolo, ma magari faccio così, guarda, prendo 160, grosso modo così, arrivo fino a 0, non mi interessa, lo facciamo un pochino più largo, facciamo 200, grosso modo per 160, apriamo qua, facciamo 200-200, crepi l'avarizia. Ok, e allora ho messo questo, allora cosa facciamo? Una volta fatto il rettangolo, ci andiamo a selezionare il nostro oggetto e ci andiamo a fare una bella matrice rettangolare in questo modo. Quante forme dobbiamo lavorare? Questo dipende da voi, quante ne volete lavorare. Supponiamo che io ne voglia fare un 5x4, boh, 5x4, 20, vabbè. Andiamo a distanziare un po' di più, sia in orizzontale sia in verticale, ok. E a questo punto cosa faccio? Vado a tagliare tutto, quindi praticamente mi taglierà prima tutte le forme interne, quindi cuoricine, eccetera, eccetera, poi mi taglierà il rettangolo e questa sarà la mia dima, ok? Dove io ho questo file e quindi dove io ho questi cuoricini tutti tagliati. Quindi sono questo rettangolo di multistrato, cartoncino, quello che volete, magari un cartone che almeno poi se non lo usate più lo buttate via, ve lo archiviate nei modi d'uso, come dicevo quando ero sul lavoro, e andiamo a metterci dentro i nostri vari oggetti per poterli andare a lavorare, ok? E questo l'abbiamo fatto, ce l'andiamo a salvare come dima, cuoricino, come volete voi, e l'abbiamo fatto. Ok, allora. Quindi vado a salvarla come file salva con nome e gli diamo dima cuore. Ok. E quindi abbiamo fatto questo. Quindi praticamente questo ci servirà poi come tracciato successivo. Allora, abbiamo questo nostro pezzo di multistrato. L'abbiamo fatto, lo guardiamo, ce lo studiamo, eccetera, eccetera, e poi dobbiamo finalmente andare a metterci le cose. Quindi prendiamo il pezzo che abbiamo tagliato, lo andiamo a posizionare con il vertice in basso su 0,0, consiglio 0,0 perché è la posizione più naturale per averla sempre lì. E cosa facciamo? Andiamo a recuperare il file dima cuore, poi me lo vado a selezionare tutto e me lo vado a mettere come un file, come un livello T1 o T2, quelli che non influiscono sul nostro lavoro. Ok? A questo punto ci sono due ipotesi. Le ipotesi sono: o devo fare questi 20 cuori tutti uguali, oppure devo fare questi 20 cuori tutti diversi. Iniziamo dalla seconda delle ipotesi, cioè tutti i cuori diversi come incisioni. In uno ci voglio mettere una cosa, in uno ci voglio mettere un'altra. Allora, se devo andare a fare lavorazioni diverse per ogni cuoricino, allora anche qua abbiamo due scelte. La prima, la più semplice, è quella di andare a inserire all'interno di un cuoricino nella giusta posizione quello che vogliamo metterci. La seconda, un pochino più complessa, è quella di usare il numero seriale, perché possiamo andare a mettere in un file le frasi o i numeri o le iniziali che vogliamo mettere e farle andare a alimentare automaticamente. Vi lascio poi il link in descrizione di dove spiego queste cose. Se invece vogliamo farli tutti uguali, andiamo a vedere che è la cosa, secondo me, quella più semplice e quella che secondo me è anche quella più usata, perché la maggior parte delle cose sono abbastanza ripetitive, per cui se tutti vogliono fare lo stesso cuore con la stessa incisione, questa è la cosa più veloce e più facile. Allora, se voglio mettere a tutti uguale, cosa faccio? Io vado a, mettiamo che voglio metterci, che ne so, una data perché la festa della mamma, non lo so, quello che volete voi. Ci metto due cose a caso. Ci mettiamo una lettera, magari la vado a mettere qua. Mettere qua e, non so, metto le mie iniziali perché ho una fantasia oggi veramente di quelle
eccezionali e quindi vado a selezionarla, gli do un livello di taglio diverso, ok, me lo vado a posizionare al centro e poi qui ci metto magari un'altra cosa, quindi vado a farmeli tutti in maniera diversa. Se li voglio tutti uguali, allora consiglio di andare a selezionare questi, poi vado a fare su questo una matrice. In questo modo l'ho selezionato, vado a fare una matrice, faccio una matrice virtuale di 5x4, 1, 2, 3, 4, 5x4. Per 4, vedete, aveva in memoria la matrice di prima per cui se le va a posizionare e così io posso fare con un colpo solo tutte quante le cose. Ecco, abbiamo visto un po' come utilizzare appunto queste dime. Io spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete un like oppure iscrivetevi al canale se non lo siete, la campanellina, iscrivetevi anche al gruppo perché in questi giorni sto regalando ancora dei progetti natalizi. Io adesso chiudo. Se avete qualche, diciamo, richiesta di chiarimenti oppure se avete qualche altra domanda, fate pure nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.